opportunities, just trying to make it to the top. Politicians smart, but the promise is dropped. In the hood, it's survival and the struggle won't stop. System against us, but we fighting back. Blocked in the cycle, trying to break the trap. Gotta rise above, ain't no looking back. In the face of adversity, we stay on track. Brothers on the corner, slinging dreams and hope. But the streets are cold, and it's hard to cope. In this concrete jungle, where the struggle's real. But we rise from the ashes like steel from the forge. This is the anthem for the unheard. The voice of the streets, every line, every word. In the struggle, we must strength to stand. Against the odds, with the mic in our hand. Yo, we fighting for a better day. In the chaos, find a better way. Through the struggle and the pain. In the darkness, find a brighter flame. Ragazzi, buona domenica sera, ben arrivati in live. Buonasera, buonasera, buonasera riduzioni di un pastore. Buonasera Paolo, Laura, Joe Farmer, Nicola, Mauro, Gioco, Mattia, Momotta, Magazzini. Buonasera. Che devo fare qua? Come funziona sto gioco? Ho schiacciato a caso. Buonasera uomo gamer Gilberto, buonasera. Ma non avevo tolto la musica da sto gioco io. Avevo tolto un po'. Ma che, si è resettato sto gioco? Ma si è resettato veramente? Mannaggia lui, va. Vabbè. E dunque Andrea, buonasera. Dunque limite, limite, limite. Como? Oh, vicino Milano. Oh, 60, no. Buh, non ci capisco niente, va. Vabbè, cosa? Sì, accept, accept. Ma non c'era l'italiano in sto gioco una volta? Ah, appunto. Ma si è resettato tutto, tutto buggati. Ma i giochi, come li fanno questi tempi i giochi? Non si capisce più niente. Allora,
Buonasera Nazario, Thomas, Francesco. Gioco, ma te sei miliardario oramai su Farming. Che ci gioca a fare? Sei ricco. Allora, devo sistemare un po' la webcam. O dite che va bene? O perché non si vede un po' il volante? Forse posso fare qualcosa. Bella, Marco Livrieri. Aspettate che però... Ah, metteranno quindi anche il multiplayer prima o poi qua. Ti consiglio questo rimorchio per camion autoload su King Mod. Camion autoload, sì, ma non ne faccio granché uso dei camion autoload. Allora... Si vede un po' meglio il volante? Si vede? L'importante è che mi si vede. Non quello che... Non capito, ma... Oh! Continuo. Funziona. Non mi si sarà mica resettato il volante. No, non l'ho mai settato, a dire la verità. Non l'ho mai settato, a dire la verità. Speriamo che... Buonasera, con quale corriere spedisci? Ma perché? Che faccio? Consegne io? Che sono? Corriere io? Buonasera Fabio, Giovanni, buonanotte, domani c'è scuola, giusto? E... No, io veramente preferisco SnowRunner, però si prova anche questo. Forza Juve, buonasera, che ho mangiato Pietro, il solito petto di pollo. Allora, come si gioca? Ma i comandi non funzionano più, stu cazzi gioco, madonna. Ma si è resettato tutto. Ma dai. Oh. Io il volante l'ho messo. Ok, io il volante l'ho messo. Oh, non funziona, è un cavolo qua. Oh, finalmente va. Allora, che gioco è? Tipo SnowRunner, però quello nuovo, Mad Runner. Allora, esplora la mappa, ma preferisco fare un lavoro, una missione. Come si faceva, raga? Non mi ricordo niente. Buonasera, Gabri. Come si faceva? Come si faceva? Come si faceva a pigliare i contratti? Non mi sto ricordando più. Ah, qua. Oh no, contratti, corsa all'oro. Dirigiti alla miniera. Inizia traccia. Devo andare lì. Dirigiti alla miniera, ok. E io dove mi trovo? Boh. Qual è... Come qual è il senso del gioco, raga? Buonasera Manuel, io in live, buonasera. Dirigiti, allora, visitare una miniera abbandonata ci dà l'occasione di conoscere la storia della regione, ok? Quindi dirigiti alla miniera, fine traccia, no? Ma io dove mi trovo? Dov'è la mia macchina? È quello che non riesco a capire. Io, dove sto nella mappa? Perché non è facile capire dove... Ah, io là mi trovo, ah, ecco. Ah, io mi trovo là, perfetto. Ok, mi sono trovato, raga, mi sono trovato. Tutto a posto. Non c'è bisogno che chiamate chi l'ha visto. Buonasera Riccardo e Domenico. Mi sono trovato. Aspetta, no, di qua non si può scendere. Quindi andiamo a vedere sta miniera. Ma pare è dalla parte di sotto o dalla parte di sopra? Non si capisce. Vabbè, andiamo lì, dai. Come se levo freno a mano. Amorine, compa. Oh, mamma mia, volume forte. Devo urlare poi. Buonasera, calabrese. Non mi va mica di spaccarmi i timpani. Volume, interfaccia, effetti, motore. Voglio anche poter parlare senza che mi mangio la voce. Allora, un tuo amico Stefano ha comprato Farming da poco. Che fa? Che fa? Si bugga. Non saprei perché si bugga, Stefano. Com'è il tempo da me? Oggi c'erano 18 gradi qua. Buonasera Moreno, tutto bene? Ma io l'ultima volta avevo regolato il volante così che era morbido. Senza che mi devo spaccare le braccia. Vediamo se ce la faccio di nuovo. Non mi piace a spaccarmi le braccia, grazie. Me le spacchi in palestra le braccia, no qua. Buonasera Gasset. E comunque ancora è duro. E Nick lo tiene duro, che volete fare? Il volante. Allora, qual è il tasto?
Sì, ho capito. Qual è il tasto per mettere in prima persona? Ecco. Che vacca! Quella mod del veicolo ha bloccato anche a me il gioco e allora non va ancora bene quella mod. Che ho mangiato, Peppe, buonasera. E petto di pollo, frittata. Andiamo alla miniera, andiamo a cercare l'oro, diventiamo ricchi. Devo andare per di là, giusto? Ma il carburante ce l'ho, sì. Oh cacchio. Cominciamo a spaccare il motore, dai. Buonasera Goku, buonasera Roberto. Diciamo che potevo scendere da un punto migliore. Chissà se ce la fa a risalire sta povera macchinina, direi di no. Meno male che ci abbiamo il gancio. Allora, Pietro su Twitch. Buonasera Gasset. Buonasera Lemasi, ben arrivato in live. Com'è il tempo in Sicilia? Tranquillo, raga, quasi primaverile direi. Peccato che è un po' buggato Alberto. Ciao Mattia, Mattia Scarano, buonasera. Stasera triste, sei triste alle basi? Tornato oggi dalla montagna. Vuol dire che ti piace se sei triste perché sei tornato. No, 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 qui l'acqua mi preoccupa un po', mi aspetta. La macchina fa fumo nero. È la macchina preferita di Greta questa. A proposito, come si faceva? Non mi ricordo i tasti. Non mi ricordo. Ah, questo. Ah, ok, la profondità dell'acqua. L'acqua non è profonda qua. Attendo al motore, sì. Bella Gianluca! Grazie dell'abbonamento, Gianluca, ti ringrazio. Grazie mille. Siamo rimasti un pochettino, niente, sta macchina non ce l'ha il blocco differenziale. Ah, ok, alle masi. Speriamo di non rimanere impenteneti. Ma è sta specie di robaccia che mi blocca. Niente, sta erbaccia qui è pericolosa. Questa dannata erbaccia ti blocca proprio. Domani, Pietro, è lunedì, non faccio niente. Domani mi riposo io. Esattamente, Marco. Sì, questo è il successivo SnowRunner in un certo senso. Ok, Forza Juve versione 22, non lo so. Buonasera Pirk, buonasera. Master Baccia mi blocca, meglio che ci passi in mezzo. Allora, mettiamo le marce normali. Come caspita si faceva a mettere le marce normali? Ah, così. Oh, piano, ehi. Oh, alleggio. Allora, aumentiamo un po' la pressione alle gomme che ormai siamo fuori da... Ecco, qua siamo quasi fuori dall'acqua, quasi. Sì, l'ho capito, ok.
che quello vuol dire farming. In inverno si scalda sempre il motore. In che senso? Porca zozza, ma come faccio? Aspetta, qua scalare sta roccia non è per niente facile. Bella Thomas, buonasera Thomas, aspettate un attimo, io devo abbassare il volume del gioco perché non sento niente, cioè sento solo il gioco, però non riesco a parlare come vorrei, mi tocca urlare e mi dà fastidio urlare. No, io preferisco SnowRunner. Non mi va di urlare, voglio sentire anche un po' di musica. Sto cavolo, sali. Buonasera Anto, buonasera. Brava, sali, a posto. Sono riuscito a farla salire. Alaskan Truck in live. No, raga, io devo fare anche video. Io faccio solo live. Domani sera guardo Grande Fratello. Ma che me frega a me del Grande Fratello? Noioso proprio. Non mi piace. Non mi ispira. Io veramente non guardo Grande Fratello. L'unico Grande Fratello che ho visto io è stato il primo, 20 anni fa. Da allora non ho più visto un Grande Fratello. Buonasera Jacopo. Ma non ci riesco a guardare la roba in TV, raga. La roba in TV mi sa troppo di... La roba in TV mi sa di falso. Cioè, capito? Cioè, non riesco a credere a quello che vedo in TV. È tutto recitato per me. E quindi non mi piace. Non mi piace. Per me è tutto pilotato, è tutto recitato. Non c'è sincerità per me. Non mi piace per sto motivo guardare la roba in TV. Preferisco guardarmi un film, so che è finto, ma almeno lo so che è finto. Preferisco un film, una serie TV, so che è recitato, ma almeno lo so. E qui, invece lì mi sembra di essere preso in giro. Stefano, il tuo messaggio, quali giochi mi stanno andando male in live YouTube? Ma difatti quello che va male non lo sto portando, quindi... Tipo Robin Hood va male, non lo porterò, perché va male, che lo porto a fare? Se va male... Il Paul Ward è quello che andava peggio e ormai non lo sto a portare. Purtroppo i tempi cambiano. Tieni d'occhio il motore, Nick. Macchina è il gioco. Ma io sto guidando normale, non è che sto andando come un pazzo. Quanti anni avevo nel 2000? 13 anni. Ciao Mattia. Buonasera Luigi. Quante live ti devi recuperare di SnowRunner addirittura, Luigi? Vabbè, questa in realtà è la seconda live su sto gioco che faccio. Questa è la seconda live che faccio in questo gioco. Non l'ho giocato granché. Preferisco SnowRunner il primo. Ma mo ce la faccio a passare senza annegare? Ark va malino, sì. Ark va malino, difatti lo faccio sì e no due volte a settimana. Ark non va tanto bene, quindi lo faccio di meno. Non ti sale il trattore? In che senso, Mattia, non ti sale sto povero trattore? Ma io direi che giro sulla destra. Resident Evil 7 non è un genere di gioco che nel mio canale va. No. E poi non mi ricordo qual è stato l'ultimo che ho portato di Resident Evil. Non che i Resident Evil mi piacciono granché, devo dire. House Flipper in settimana pure lo devo fare a Pietro, sì. Magari vediamo per martedì, non lo so. Non garantisco niente, pastore. Non faccio promesse. È bene non farle perché poi dici mi hai preso in giro, quindi non prometto niente. Come va SnowRunner in live? Benino. Buonasera Ale. Quali giochi ti piacciono, Nick? Quelli che porto, altri non ne sto giocando. Buonasera Ale, ma mi pare che l'ho già detto. Prim Gamer, buonasera, tutto bene, grazie, ben arrivato. Daniele, mi pare che t'ho salutato, mi pare. Dario, buonasera. Alberto, non so, penso che ho salutato più o meno tutti. Allora, mi sono un po' bloccato qua. Porterai farming in live? Lo sto facendo. Sto facendo anche farming in live, l'ho fatto da poco. Tutto bene, Ania, buonasera. Buonasera Matteo, buonasera Gigino.
Oh, ma la musica non si sente proprio, eh? Farai vlog? Non mi ispirano. Ciao Graziana! Sì, sì, Gigino. Madonna! In che senso ti sei perso, Jacopo? Ti sei preso il MetaQuest 2, Ale? Deve essere bello. Non lo so, Ale, io non ho mai avuto un visore, non l'ho mai avuto, quindi non so neanche com'è. Non lo so com'è il visore, Ale, non ti so dire, quindi, non lo so proprio. Cosa cambia dal vecchio SnowRunner a questo? Beh, qui hanno messo tipo che puoi gonfiare e sgonfiare le gomme. E hanno messo che puoi piazzare in giro dei paletti per tirarti col verricello. Ma poi per il resto non è che c'è un po' di differenza, cioè. No, non sto creando canzoni per adesso. Buonasera Cristina, ben arrivato in live. Ti sei mangiato il pollo come a me, vedi che lo sai. O hai montato una telecamera in casa mia e mi stai spiando, Cristina, non lo so. Buonasera Angelo, cosa faccio domani che mi riposo? Mi riposo di fatto, non faccio niente, magari dormo, chi lo sa. Come mai live Car Mechanic? Benino. Buonasera Riccardo, ti piace? In genere mi piace di più SnowRunner, mi sento più libero, però vabbè. Allora, sono arrivato qua, ho completato la fase, mo che devo fare? Trova tracce di attività di estrazione dell'oro. Devo trovare le tracce? Devo trovare le tracce? Che sono un cane? Che so, un cane che devo trovare le tracce? Che so, non cagnolo. Cioè, praticamente sono partito da qua e mo devo tornare indietro? Ah, bella è questa. Va bene. Come dice lei, capo? Se lei dice che devo tornare indietro, Nick, che fa? Torna indietro, che devo fare? Va bene, non ci sono problemi, non ci sono problemi. Il gioco dice che devo fare questo. E che fa Nick è questo? Ce n'è di strada però, eh? Devo trovare la strada per arrivarci là, caspita. Pare niente, ma è complicata. Oh! Ma sì, mi butto dalle rocce e ci arrivo in qualche modo. Speriamo che il carburante mi basta, perché vabbè, magari passo a fare carburante da qualche parte. Buonasera Frank! In che senso la mappa, Gigino? Non lo so sinceramente cosa c'ho in sta macchina, io sono partito a casaccio. Vabbè sì, Frank, che faccio? Non lo provo il gioco, non ci gioco. Bene o male, qualcosa la devo fare. Come va che i pannelli solari? Bene, tutto bene. Oh, che fai? Sei bloccato? Mi sono bloccato? Ok, metta la prima. Ma è un po' che ammaccata sta macchina oppure è tutta storta di suo? Domani in palestra, io domani mi riposo. Non faccio niente, non vado da nessuna parte domani. Grazie Dario! Ce la famo a tornare indietro. Ma speriamo che ce la famo a tornare indietro. Cosa ho spaccato? Un pezzo di motore. Wow, 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 wow. Piano, piano, ciccio, piano, 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 piano. Alleggio, alleggio. Piano piano, piano piano, piano piano. Con calma. Ecco. Una botta che fa? Non gliela dai una botta? Non te ne approfitti? Mi sono impantanato male. Ma? Cos'è? Sabbie mobili?
Meno male che c'è Tronco qua che mi aiuta. E non andare nell'acqua, devo attraversare. No, tutto bene, Peppe. Aspettate, raga, perché qua mi sto bloccando. È meglio che vado piano, perché... Anzi, mettiamo anche le... Aspetta, mettiamo anche gomme pressione bassa, così nel fango abbiamo una migliore aderenza. Usare la Fiat qui. Sì, ci vado qua a Smart. No, vabbè, la Smart non è Fiat. E... appunto. Aspetta. Oh, Gabri, buonasera, buonasera. Devo andare a sinistra, dobbiamo attraversare. Dai, che piano piano ce la famo, ah! Allora, il cambio lascio quello, aumentiamo un po' la pressione alle gomme. Che ti sei perso, Andrea? Ma niente, sono andato a una miniera e mo dice che devo andare a trovare le tracce dell'oro. Buh. Insomma, mi stanno facendo andare da un punto ad un altro, va. Certo che, oh, un pezzo di strada ce la potevano fare qua, eh. Qua è tutto scalare rocce, montagne. Ma che fai, oh, dove vai? Cambi gioco dopo, no? No, non cambio mai gioco, uno ne faccio. Uno alla sera. Nick, se torni indietro nel tempo rifai le stesse cose. Come andare in Germania a lavorare. Ma tu dici sapendolo? Avendo i ricordi, tornare... Cioè, scusa, se devo tornare indietro senza avere ricordi, ovvio che farei la stessa vita, no? Ma non ce ne stanno Fiat in sto gioco. Bella, Cri, buonasera, che ti sei perso? Che ti sei perso, Cri? Niente, ho fatto un viaggio e mo sto tornando indietro che devo andare da un'altra parte. Eurotruck poi, raga, vediamo, Sinceramente, ma avevo più voglia di guidare qua che guidare su Eurotruck. Vai, Tronco, caleva, dove va? Fammi passare. Eccola, sono finito leggermente fuori strada. Ma leggermente proprio, eh? Non lo so, Fra, non prometto. No, Minecraft non ci sto giocando da mesi, non mi prende. Non mi sta prendendo più. Per ora no. Ah, dai, ma mi attacco a quell'albero prima che casco in acqua male. Ok, me la so cavata. Mettiamo giorno. Com'è che si faceva a mettere giorno L3? Meglio la T. Mi sa che metto la pressione al massimo delle gomme. Domani mattina sveglio alle 6, tu, Angelo. Buonasera, Re Gabriel. Se potessi tornare indietro nel tempo con i miei ricordi, comprerei Bitcoin e diventerei ricco sfondato, no? Cioè, qual è il problema? Se devo tornare indietro nel tempo, ci torno informato. Quindi, se tornassi indietro nel tempo, comprerei Bitcoin a manetta. Oggi sarei milionario, quindi, capito? Quindi, o Germania o non Germania, che mi cambia?
Buonasera Alessandro. No, tranquillo Gabriel, ce la famo. Sì, ti dici diminuire la pressione perché qua un pochettino, infatti sono tornato un po' indietro. Tornereste in Germania, per ora non ci torno, sto bene così. Accidenti. Vai, vai, che tu sei immortale, sei la macchina più immortale che c'è. Che vuoi che sia, una botta più, una botta meno. Comunque dove mi trovo? Che devo fare carburante. Ah, sai che ti dico, andiamo a fare carburante. Visto che siamo vicini. Perché sennò rimango appiedato, rimango. Rimango a piedi, a piedi, a piedi, a piedi rimango. Ah, ok, Gabriele, ti capisco. Te ne vai a Vienna, Gri? Buon divertimento. Allora, Alessandro, mi pare che tu salutato. Non lo so, The Mad, può essere che... può essere una Lada, non ne so, non lo so però. Può essere. Thomas, ovviamente so come si dice e so cosa vuol dire. Buonasera, Angelo. Ma che fa, st'albero si muove? Ma sta macchina ovviamente come può salire? Ce la fa, ce la fa? No 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 no. In che senso spingi? Ma che vuol dire spingi? Boh, hanno messo anche spingi? No, Subnautica l'ho finito. Ok, sono salito, dai. È facile scendere, ma salire... Domani non ne faccio live, Gabriel. Domani è lunedì, non ne faccio live lunedì. Aumenta la pressione. Ma ci stanno ste brutte salite. Allora, vediamo se possiamo far carburante, perché ci abbiamo meno della metà del serbatoio. Commercio. Che abbiamo? Carburo, carburo. Io ho carburo. Ricambio, ruote, c'ho tutto. Allora, però, a proposito, dovrei fare delle riparazioni. Ripara. Good. Fatto riparazioni. Mi passo punti riparazione. Perfetto. Bene, ci abbiamo carburante, ci abbiamo tutto. Possiamo riparare. Avevo anche un po' di scorta di carburante, per quanto ne so. Però vabbè, meglio averne un po' di più. Andiamo! E dai, una botta già gliel'ho data. Ma se ci vado da sopra, dite che è pericoloso. Voglio provare il pericolo, il piacere del pericolo. Chi è che non prova piacere nel pericolo? Ah, dopo questa live a dormire te ne vai. E beh, ok. È giusto, anch'io ieri ero stanco. Bella gamer, tutto bene, buonasera. Tutto a posto. Sto andando a cercare l'oro. L'oro, ecco. Intanto ho trovato come spaccare il motore. Che poi non capisco perché spacco sempre il motore invece delle gomme. Ciao Giuseppina. Non capisco perché si spacca sempre il motore e mai le gomme. Il gioco del ladro non mi fa impazzire granché. Aia, oh, sto povero motore. Ma sempre lui ci va di mezzo. Ma non c'è mai una volta che rompo la sospensione. Spacco sempre il motore. Ma è mai un vizio, raga? Ma è mai possibile che si spacca sempre il motore? Ogni botto si spacca il motore. Boh. Mi sa che qua è meglio andare a sinistra, va. È un vizio proprio, eh.
Ci arriverò col motore a pezzetti, a brandelli. The Bus non mi fa molto impazzire. Proprio i giochi di autobus non mi piacciono tanto. No, non ne sto a fa più live su TikTok. Mi basta Twitch e YouTube. TikTok è troppe chat da leggere. Le sospensioni colpiscono il motore e lo danneggiano. Che miseria, ui. E dopo la salita, la grande discesa. E vabbè. Ciao Nana Gilbert. Nana Gilbert, buonasera. Ma che è sta roba? Ma che so, tre facce, mi ricaccio. Oddi. Quello sarà pazzo. Aia. Buonanotte Andrea. Ma meno male che l'ho riparato sto povero motore. Piano piano, piano piano, piano piano. Ci siamo quasi, credo, penso. Sì, finalmente, vediamo che succede. Aspetta, non è un po'... Mizzica, qua alto è, aspetta. Scendiamo da questo lato che è più sicuro. Io leggo tutte e due le chat, Gabriel, ovviamente. Ovviamente, c'ho due chat, YouTube e Twitch. YouTube e Twitch. Meno male che ho scelto di scegliere. Come no? Guarda, una meraviglia aver scelto questa strada, guarda. Ci siamo? Ah, ci siamo arrivati, oh. Ricompensa, grazie, prego. Ora sappiamo che l'oro veniva estratto da secoli, ma va? Il tuo contributo è stato prezioso quanto l'oro ci ha aiutato a gettare luce sulla nostra storia. Io non vedo manco una pepita d'oro qua. Dove lo vede lui quest'oro? Non lo so. Ma lui dice che c'è l'oro. Io non vedo un cavo. Che ho mangiato, Tommy? Petto di pollo. Ci puoi credere? Ci dovresti credere. Sempre quello, ma che mangio. Trova i resti antichi. Va bene, ma sempre lontano, ah. Un attimo a 2000 chilometri. Devo trovare i resti antichi. Io mi trovo qua. Se riesco a passare per di qua, magari. Mi sa che sarà brutta sta cosa. Qui sarà interessante quale strada prendo. Qualsiasi strada prendo, la prendo lì. Mi sa. Io proverei ad attraversare. Ma attraversare. Male che va, ma la piglio là. Allora sono da Twitch, non da YouTube. Ma lo vedo, Gabriel. Non è che ti pare che non distingo le due chat? Ah, i miei poveri occhi. Buonasera Sebastiano, tutto bene? Allora, speriamo che strada facendo. Sempre pollo mangi? No, mangio anche. Vabbè, mangio anche l'onza di maiale, pesce ogni tanto. Nicchia, ma la mod che cambi i prezzi è solo per PC. Certo, le mod belle ci stanno solo per PC. Su console, raga, non se ne parla. Buonasera Luigi, mi abbasso la pressione. Ce l'ho al minimo. Dove mi sono attaccato, al ca? Top Gun, buonasera. Cominciamo alla grande. Ancora non ho fatto manco 2 cm verso la destinazione. Già mi sono bloccato. Mettiamola a retro, va. Speriamo che a retro funge. Accidenti, che posto maledetto qua.
Piano piano. Bravo, piano piano. Dici che devo alzare la pressione? Ma io già mi sento mo' stanco, magazzini, porca miseria. Io già mi sento tipo come se le gambe non mi reggono un altro po'. Nick nel fango, alza la pressione sulle rocce, abbassala. Dici che così è? Perché io mica l'ho capito. Qua, ah, è giusto. Ah, è vero, perché nel fango non cambia niente. La pressione cambia solo nelle rocce. Ah, ok, pensavo che mi aiutava anche nel fango, va bene. Farming 23, Gabriel, è per telefono, non è un gioco per PC. Devo uscire Farming 25, speriamo. Speriamo, non vedo l'ora, perché sinceramente 2 anni e mezzo di Farming 22, cacchio, pesa, eh. È pesantuccio, eh. Era meglio prima, quando facevano uscire Farming una volta ogni 2 anni, mo' una volta ogni 3. E no, il vericello non c'è dove attaccarmi, Luca, ma attacco al cambio, mi attacco. Ma attacca no, l'albero è lontano, non ci arriva. Non esce Farming 24, perché ci siamo già su ci siamo già nel 2024. Ah, ok, Sebastiano, tutto bene a Catania. Ma mi pare che comunque qualche centimetro in avanti lo stiamo a fa. Dai, no, troppo gas non conviene, rimango più impantanato. Ma io proverei comunque ad abbassare la pressione, vediamo. Aspetta. Beato te, magazzini. Se mi piglio una settimana di stop io, significa che tu per una settimana non vedi live. Allora, pressione. Buonasera, Biagio. Ieri non c'eri, giochi in realtà? Va bene, buonasera e ben arrivato. Non ti preoccupare, cioè, capisco che ognuno c'ha un po' i suoi impegni. È abbastanza normale. Allora, che fa? Attraverso la montagna. Devo andare dall'altro lato. Devo andare dall'altro lato e sono un pochetto preoccupato. D'altronde dove vado è profondo, quindi c'è poco da fa. Ma io c'ho paura che l'acqua mi porta via. Oddio, che è sto coso? Hai scoperto guado? L'ho scoperto, e come? Però qui l'acqua mi pare non troppo profonda, raga. Mi pare di vedere addirittura il terreno. Mi pare che da questo lato c'è terreno, quindi passo per di qua. Mi preoccupa un po' l'acqua, se speriamo che non è troppo profondo. Che fa, me fido? Il ramo l'ho visto, ma l'acqua è profondissima di là. Qui invece l'acqua si vede, si vede il terreno, quindi mi fido di più qua. Mi fido dove c'è più terreno che dove c'è l'albero senza terreno. Oh, cosa ho preso? Una roccia del cavolo. Manca il tempo di partire. Oh, ma neanche 2 centimetri lo faccio. Lo so, ma lì l'acqua è profonda. Spacchi il motore. Qui l'acqua è meno profonda. Però lo so, non c'è dove attaccarmi. Però raga, purtroppo là l'acqua spacca il motore al 100%. Sì, sì, lo so che c'è la funzione profondità, ma tanto già mi sono bloccato. Già non c'ho dove attaccarmi. Mi attacca al ca. Aspetta, la pressione. Se riesco a salire su quella roccia ne esco.
Andiamo soli sulla roccia! Vai, che ce la fa? Vai! Ok! Sì, ce la fa, mo il problema è andare dritto. Ok, è che mi ero bloccato con una roccia del cavolo. Ecco, lì ce n'è un'altra che è pronta a bloccarmi la strada. L'ho passata, ok, a posto, tutto a posto. Tutto a posto, raga. Ma che siete dei uomini di poca fiducia? Non avete fiducia in me? Ce l'ho fatta. Finché il motore non annega, si può fare tutto. Allora, mo sinceramente però non so dove devo andare, non la so la strada, oltretutto neanche si vede. Quindi io sto andando a casaccio. Questa è per me una zona tutta nuova. Piano, non ce n'è premura, come si dice, non ce n'è fretta. Meglio portatile, gaming o PC fisso? Calabrese è abbastanza facile. Se ti serve fuori casa, piglialo portatile. Se ti serve molto più a casa, piglia fisso. Apriamo il tubo, Mattia. Vai a fare la doccia, Gabri, ok. Allora, io qua perché non so dove devo andare, però mi arrangio. Devo trovare una strada da qualche parte. Però il bello è quello. E bello è quello, devo trovare la strada. Il bello del gioco è quello. Madonna mia! Forza! Sinistra, sinistra! Ciao Matteo! Tyson! Buonasera Tyson! Ben arrivato Tyson! Ho spaccato figo d'India, buoni fighi d'India. Allora, non ho mai detto niente su di te. Che senso? Ah, in quel senso, vabbè, io ovviamente scherzavo. Mi segui da 9 anni, Mattia. E non t'ho visto in 9 anni dietro di me. Ogni tanto mi giro, Mattia, ma non ti vedo. Sei invisibile. Era una battuta. Grazie, Mattia. Allora, era una battuta, ma era meglio la schiacciata. Dai, spacchiamo sto motore, su. Ma anche no. Allora, e mo qui siamo in un terreno sconosciuto. No, Ranch l'ho giocato 3 volte, Mario. L'ho giocato e finito 3 volte. Direi che dopo 3 volte mi sono un po' scocciato di giocare a Ranch. Dopo 3 volte ormai sempre quello, capito? Magari mettevano una mappa nuova, magari. Che poi preferivo quasi quasi la vecchia mappa di Ranger che quella nuova. In che senso, Giovanni? Cosa? Ti sembra che il gioco stia random? Che vuol dire? Ah, qui si può commerciare. Carburante, datemi carburante. Carburante, grazie. Bene, ah, facciamo le riparazioni del caso, già che ci siamo, che c'è il motore al 70%. Che ho dato qualche botta qua e là, qualche botta là 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 là. Porfietto, cambia... Oh, ma io non mi sono portato dietro niente. Ho trovato il martinetto, questo lo pigliamo. Beh, a dire la verità io piglio tutto, che me frega. Buonasera, Nicolas. Piano queste botte, calabrese, ma qua bisogna botterellare ogni tanto. 10 anni, Thomas, che mi segui, grande Thomas. Mettiamo giorno perché non si vede niente. Oh, è basso, non mi interessa vedere la... Aia, aia, ora che vedo la mappa vedo che sto cavoli mia. Da che parte ci vado? Qua siamo in profondità. Ma, mi devo arrangiare. Devo provare a salire, sarà una sfida. Sarà difficile. Oh, ma che è notte? Peggio di prima, C'ha la canzone del gasoline. La canzone da benzina. E qua costo mezzo a benzina se ne va che in piacere. Ah, spacca tutto. Buttati. Futtatene. Vai.
E che mi metto a cercare le strade io? Ma io mi butto e via. Mi hai conosciuto su TikTok, magazzini? E invece mo io TikTok non ci sto andando più, ma purtroppo non reggo tre chat. Quando porti farming in live, ogni tanto lo faccio. No, domani non ne faccio live, raga, domani è lunedì. Domani mi riposo, anzi, a dire la verità, certe volte penso che vorrei fare magari una live in meno. Cioè, ogni tanto penso che invece di fare 6 live a settimana, magari 5, perché c'ho la voce che me la sto a mangiare con le live. Da 4 anni, Gabriel! Ma non c'ho proprio voglia, magazzini, di starci dietro, però. Non ne tengo proprio voglia, mi sento proprio a pezzi. Dopo che faccio i video e le live, non c'ho proprio voglia di fare altro. Mi sembra altrimenti poi di stare tutto il tempo, tutto il giorno a fare sempre cose, sempre qualcosa. Non mi rimane tempo libero, magazzini, proprio non c'ho voglia di stare dietro a TikTok. Neanche per le clip, non c'ho proprio voglia di fare clip. Mi sa che mi sono scelto una strada di merda. Mi sa che ho scelto male. Cioè, ma quell'albero tanto lontano, eh? Accidenti. Sì, ma non è che ce n'è granché, Frank. Ce n'è quasi niente. Assumi qualcuno. Io non ci guadagno niente da TikTok. Metto a pagare per niente. Devo spendere soldi. E c'è bisogno. No, raga. Già ogni tanto mi scrive. Ogni tanto mi scrive qualcuno che mi dice: ti faccio le miniature a 5 euro ciascuna. 5 euro ciascuna. E a me che mi resta poi? Come magno io? Se mi metto a spendere 5 euro a miniatura, ti edito i video a 10 euro. E a me che mi resta? Niente. E marcia bassa è più. Non, purtroppo questo. Raga, non è tanta la marcia bassa. Posso accelerare pure. Ah, ma c'è una roccia dietro di me che mi sta bloccando. E c'è quella roccia che mi blocca. Quella dannata roccia, caspita. E il gancio non si attacca. E quella roccia del. Non so manco da dove è uscita quella roccia. Bella Marco. Eurotruck, non lo so, raga, poi lo farò. Non lo so, raga. Forse è meglio che metto pressione, ma. Beh, l'agricoltori! Perché guadagni 5 euro a video? E perché non è possibile? Buonasera Pietro! Nicche, sai cosa? Che i gradi ormai hanno delle vere e proprie aziende con i collaboratori. I chi? I gradi! Che gradi, Frank? Ma non ho capito di che parli. Bella Pietro, bella Giuseppe, io mi sono bloccato, intanto ho scelto una strada del cavolo, vabbè. Sì, ma piano piano ne usciamo. Ah, i grandi youtuber. Vabbè, Frank, ma è chiaro che chi guadagna magari 10.000 euro al mese se lo può permettere di spendere 1.500 euro e c'è il tizio che gli edita i video. Ma io a malapena ci campo, c'è manca che spendo pure soldi. Cioè, io vado a risparmiare su tutto. Una volta pagavo, per dire, una volta pagavo coso, come cacchiarola si chiama, Photoshop. Mo uso quello gratis, quello in internet. Cioè io non pago niente più. Bella Cristina, buonanotte, grazie della compagnia. Io non pago più niente, non c'ho più software a pagamento, non c'ho più niente. Vabbè, no, a dire la verità, c'ho Filmora. C'ho Filmora che l'ho pagato per un anno, però può essere che poi quest'anno mi compro la licenza quella perpetua, quella per sempre. Sì, c'ho Discord. Buonasera Francesco.
Vabbè, ovviamente Simone, c'ho molti altri video. Si guadagnano soldi anche dai video vecchi, mica solo da quelli nuovi. Ovviamente io campo soprattutto dai video vecchi. Quelli nuovi, sì, è chiaro, i video vecchi sono quelli che poi fanno guadagnare nel tempo. Quando parte a Video Police, non lo so, Biagio, in sti giorni. Ciao Alessia, buonasera, andando qua mi sono bloccato malissimo. Eh sì, Pietro, esatto. Niente, mi sono bloccato male. Vediamo se riesco a strappo. Forse a strappo ce la fa, ma aspetta. E che perché non si attacca a nessun albero? Ma se metto le marce... Ah, aspetta, metto l'arretro e basta, vediamo. E che l'arretro è comunque... Ah, vediamo. Vorrei provare ad andare indietro molto lentamente, magari ho una migliore aderenza. Oh, le tasse le devo togliere, certo. Buonasera, Giadi! Va bene, Giadi. Ma buona visione allora the good doctor. Il martinetto quello serve se ti ribalti, non se rimani bloccato, mi pare. Che tempo fa da me? 17 gradi, 18 gradi c'erano oggi. Ma porca miseria. Il volante è così morbido perché sono affondato nel fango. Pietro, ma non ho scelta, che posso fare? Purtroppo potrei provare un po' con la pressione più bassa, vediamo se aiuta. Sì, mi sono scavato una brutta fossa. Pure che aspetta, c'è la randa al massimo, cambia qualcosa, vediamo. Se no provo ad andare un po' in avanti e poi indietro, vediamo. No, a respawnare no, devo rifarmi tutta la strada da capo. In avanti leggermente ci va, vedi? Vediamo se mo a marcia indietro riesco a fare qualcosina. Aspetta, vediamo. Che gioco è questo? Si chiama Mad Runner Expedition. Ma porca zozza, oh, ma che? Ma tutte le pietre le trovo io, mo? E niente, mi sa che io sono sceso da una montagnetta e quindi se non ci sale sopra... Aspetta. Ma un poco d'aderenza la potresti fare ogni tanto, macchinetta. Niente, non mi aggancio. Ciao Giadi, va bene Giadi, io pure quando mi metto in una serie TV me la spolpo tutta velocemente. Ti piace di nuovo? Vabbè, perché non lo devo portare un po', raga, che male c'è. Ma mi ha rotto i pallet però, dai, un alberello vicino ce lo potevano mettere. Ma poi è assurdo come ti vai a bloccare e non esci più. Non lo so dove vai in vacanza, Gabriel. Io abito in Sicilia, raga. Proviamo ad alzare la pressione. Fidati, chiamalo. Chi devo chiamare? Scusa, dammi... Ma chi devo chiamare? Non ho capito chi dovrei chiamare.
Mo non vado manco in avanti. Ah, lo Spirito Santo. Vabbè. Lo chiameremo. Ma quali blocchi, Pietro? Ma che blocchi? Ma di che sta a parlare? Ora mi sono bloccato peggio. Le marce basse non ci stanno, a parte quella per andare in avanti. Non c'è una marcia bassa. Soprattutto in retromarcia. Una è la marcia della retro. Però è niente, scivola a vuoto. Ci ho provato, alta, bassa, non cambia niente. Ciao Mozilla. Ci ho provato qualsiasi cosa, mo non mi muovo più né avanti né indietro. Ah no, aspetta, in avanti leggermente mi si muove. Ma purtroppo la sfortuna è che non riesco ad avvicinarmi agli alberi. Se no mi attaccavo all'albero già ero fuori. Se mi si attaccava ad un albero io ero già fuori. No, non si blocca il differenziale, ci ho già provato. No, non si blocca, no, non c'è, non lo mette. Proviamo, vediamo se siamo fortunati. Ma la sfortuna vuole che dove vado vado mi blocco. Basta che mi avvicino a quell'alberello di merda e ne esco. Vai, sto spaccando il motore nell'acqua, vabbè, poca roba. Vediamo, 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 magari è la volta buona questa. Oh, vaffanculo, ne esco e vai! Finalmente! E vai! E vai! Sì, Mozilla! Prendi una mandria di cammelli, sì. Bella, grazie. Ok, sì, grazie il cavolo, ma devo sempre attraversare. Siamo sempre da questo lato, però stavolta provo ad attraversare da un'altra parte, vediamo. Magari stavolta mi mantengo vicino all'albero. Che dove vado non mi ispira, ma vediamo, speriamo. Aumentiamo la pressione, però. E che devo fare? Oh. E mo dove mi attacco? Non mi attacco. Ma io dico, ma è normale che delle piante mi devono fermare? Delle piantine del cavolo? L'albero lo butto giù e le piantine mi bloccano. Delle stupide piantine di erba. Quella che si fa miticaccio per dire, cioè. Delle piantine del cavolo mi devono bloccare. Ma ti pare normale che devo essere fermato da delle stupide piantine? E metto le ruote davanti, mica ho capito. Ma no, ma sono ste piante, che sono una cosa assurda. Qua, la live l'ho iniziata alle 21, raga, ora mi sono bloccato di nuovo. Ciao micro. Ecco, mo da capo. Ma già la pressione è bassa. Vediamo se posso attraversare dove non ci sta. La trazione è già 4x4. Mozilla, quando lui avrà tempo? È pazzesco. Ho già messo il 4x4, raga. Manco col carro armato ci passi per di qua.
sta strada, ma nella vita me la rifarò. Vediamo. E te pareva che non beccavo qualche roccia sotterranea? Faticaccia, arrivato dall'altro lato, ci sto mettendo un botto di tempo. Oh, basta che becchi una roccia invisibile e non si cammina più. Vai, dai, 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 che ne usciamo da sto buco de posto, sì. Forse. Giornata. Miti, raga, è molto impegnato in vita reale, c'ha molti buoni motivi, non può esserci per ora. Ho già messo il 4x4, raga, è già inserito. Devo solo salire! Mi sono consumato mezzo serbatoio per arrivare dall'altro lato. Pure la targa sto a perdere. Finalmente, guarda. Poi magari scopro che arrivato da questo lato non si va avanti. E non me lo mette il blocco differenziale. Mi sa che non ce l'ha il veicolo, non lo so. Ok, boh, oh, a fatica, ma siamo arrivati dall'altro lato. Almeno ci siamo arrivati, finalmente. L'acqua è veramente una cosa assurda. Aspetta, oh, 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 aspetta. Mo? Forse è meglio da destra. Pietro, Piticaccio ha diversi figli. Che strade che ti fanno fare, ma veramente. Io GTA, non ci sto giocando per ora. Agostino, no. Aspetta, è meglio che scendo, che sennò mi ribalto. No, 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 non ti devi, ho detto mi ribalto, non che devo ribaltarmi. Che miseria, ma quanto è difficile, oh. Io dovrei mettermi dritto. Se no, sai che ti dico, passiamo in retromarcia, va. Se non riesco a passare, se non riesco a mettermi dritto, ci passo in retromarcia, basta che ci passo. E mo? Che miseria ste rocce, va. Veramente, a piedi arrivo prima. Però in macchina ci devo andare. Accidenti, oh. Che poi non ci sono punti d'aggancio. Accidenti. Belli mortacci sua. Ma qua ci vuole un carro armato, ci vuole, forse con quello ci salgo, con i cingoli. Nella vita reale non è così difficile. Beh, meno male. La pressione com'è?
Potrei provare ad abbassarlo un po' di più. No, che poi c'è sempre il solito difetto che c'è anche nell'altro SnowRunner. Cioè, è una specie di è come se c'è una calamita che ti attira. È come se sono attirato verso gli spigoli. Cioè, io ci provo a girarmi, ma in gira e rigira finisco sempre lì. Cioè, io provo, vedi, a girarmi, però gira e rigira, vado sempre su quel pizzo. Oppure su quello di destra. No, il vericello dove l'attacco qua? Non ci stanno punti. Sto gioco veramente mi sta facendo fare, Alessia, meglio dalla palestra. Come si dice? Va, le braccia mi si stanno a rinforzare. Non lo so, Agostino, vedremo. Alza la pressione, mi pare che l'aspetta. La pressione è buona per le... No, la pressione è bassa per le rocce. Pressione bassa per le rocce. Oh, se no mo prova a... Vabbè, prova a girarmi, va. Che devo fare? Proviamo... Sì, sono siciliano, sì. Proviamo... Fatigaccia. La prossima volta, se ci andiamo con l'elicottero a vedere sta cazzarola di zona, non è meglio? Ma perché non ci andiamo con l'elicottero invece che dobbiamo andare in giro con la macchina? Ah, va bene, Gabriel. Oh, va. Che, vai. Sì, vabbè, ho cantato vittoria troppo presto. Alleluia. Ah sì, spacca tutto, che me frega, spacca. Io non vivo in Germania, non più, da tanto tempo. Non cantiamo vittoria, raga, che ancora qua sono rimasto bloccato con ste rocce. C'hanno una pressione ste rocce da invidia proprio. Ma tanto o metto basso o metto alto. Bella Giuseppe. Mazza, piano piano. Ah, finalmente, eh. Ecco, spaccate le gomme perché avevo la pressione bassa. Vabbè, non le ho bucate, no? No. Allora, dunque, bella Dade. Ma che strada devo pigliare per andare là sopra? Amica, non posso mica andare da qua, no? È troppo alto. Fatti ghiaccio. Ah no, Agostino. Nope. Speriamo che ce la famo col carburante. Ma dovrei avere, mi pare, 50 litri di riserva. Oh. Cos'è, acqua qua? No, l'acqua è pericolosa. Oddio, acqua più ste piante del cavolo. Dai, per una volta passa senza far capricci, dai. Mo ci manca che c'è una montagna che non si può scalare. Ah, a destra, meno male. Io tutta la notte live, no, fino alle 23, raga, quasi tutta la notte. Dimmi Twitch, Lollo, buonasera.
Tutto bene, Nicolas? Tutto bene, la giornata tutto a posto. Allora, speriamo che alla fine riusciamo ad arrivare a destinazione, guarda, perché sto andando senza sapere se ci arrivo. La live di farming lo sto facendo più o meno 2 volte a settimana, le live, però i video li faccio tutti i giorni, Twitch. Tutti i giorni faccio video di farming. Buonasera, Sniperino! Non ho capito, Gabri. Ti hanno chiesto? Sì, sì, Marco, me l'hanno chiesto cosa ho mangiato oggi. O in teoria, vabbè, ci stanno gli alberi davanti, va. Sto bene, Sniperino. No, Agostino, no. Oh, ecco, già mi sono impantanato. Oh, ancora devo andare in acqua, già mi sono bloccato. Non saprei quale problema tiene Alessia nel gioco, non so. Non so quale può essere il problema del fatto che non ci riesce. No, non mi chiamo Nicola io. Non ho scelta, devo passare per di qua. Vabbè, ma tanto ci stanno gli alberi, quindi non è così pericoloso. Anzi, ce n'è proprio uno che mi blocca la strada. No, non ne faccio maratone, non mi piacciono le maratone. E già dopo 2 ore sono senza voce, figurati dopo 24 ore. Ok. A fatica. Mi chiamo Sebastiano nella realtà. Oh, ci siamo quasi arrivati, miracolo. Siamo quasi arrivati. Questo gioco è gratis? No, sta sulle 40 euro. Però vabbè, mi pare che si può pigliare anche scontato su Instant Gaming, mi pare. Dovrebbe starci. Ma gli alberi li mettono apposta per bloccarmi la strada a me? Sul vecchio SnowRunner dopo un po' si distruggevano. Ma sa che invece qua gli faccio un bel niente. Ciao Mattia. Dai, ma perché mi devo mettere l'albero in mezzo alle balle? Lo fanno apposta, oh, sti creatori delle mappe. Mettono tutto in mezzo alle scatole, mettono. Mi chiamo Sebastiano, raga. No, oh, sono arrivato. Bravo, ce l'hai fatta. Ora vai a 200.000 km da quella parte. Non c'è niente. Continua a cercare. Cioè, sono arrivato fino a qua per così. Dice, vai là intanto, vai. Non lo so, Mozilla, vedremo. Per la Nintendo Switch, non lo so se questo gioco c'è per la Nintendo Switch. Allora, dov'è che devo andare? Devo tornare indietro? Ma tu sei scemo. Ma? Devo andare dove mi sono bloccato? Nell'acqua? Oh, madonna. All'incirca. Proprio mi sta ispirando di brutto, eh. Bentornato Ale, vediamo se abbiamo carburante. Quanto hai pagato farming? Niente. Oddio, c'ho solo 15 litri di carburante. Ma attacco al cazzo, ma attacco. Non ci arriverò mai. Avevo solo una scorta di 15 litri. Ci abbiamo mezzo serbatoio e poi è finita. E non è che posso... No, altri mezzi qua, non c'ho niente. E qui purtroppo non c'è posto per far carburante, quindi non si può fare niente. Sniperino, gioco preferito, per ora non ne ho. Quanto costa farming? Guarda, lo puoi trovare alle volte anche sotto i 20 euro in offerta. È capitato qualche settimana fa, stava a 14 euro su Steam, per PC ovviamente, per console non ve so proprio dire.
Allora, se non mi blocco, magari ci arrivo, ma siccome è impossibile che non mi blocco... Oddio, sto a spaccare il motore, sto a spaccare il motore! Sto a spaccare il motore! Ho rotto il motore. Ma si faceva ad agganciare manualmente il verricello? Eh sì, il motore si è rotto, c'ho qualche punto riparazione, però appena metto il muso nell'acqua me la piglio in quel posto. Farming 22, sì, certo che lo consiglio. E basta romperti, motore del cazzarola tua. Oh, ma prima ci sono passato senza spaccare niente, mo spacco il motore. No, non mi piace Fortnite a me. Basta, ho finito i punti di riparazione. Siamo con le pezze al culo, come si suol dire. Siamo scassati, senza carburante. Proprio adesso... Adesso qua... Mo' qui non si può più sbagliare, ma sicuro che tra qualche secondo sbaglio di nuovo. Abbiamo il motore giallo. Oh, ma è possibile che mi blocca Puruca? Pure il figo d'India mi blocca, mo. Quello è il problema, Simone. Sì, i consumi mi sa che mo sono elevati. Ma sarà una Lada, Alessia. Bella Loris, buonasera. Non ho scelto. Ah, preferisco un pochino su una runner, Ezio. Bella Spiffy, buonasera Mattia. Non mi piace le mani quando giri. E come devo girare? Bella André. Buonasera Spiffy. A me sinceramente come grafica piace di più SnowRunner. Ma pure a me piace di più SnowRunner. Però vabbè. Oh dai, vediamo se ce la facciamo ad arrivarci. Mi fa piacere Alessia. Hai scoperto la salita. Ma va... Pensavo che stavo scendendo, guarda. Ah, nel gioco. Ah, ho capito, Gabi. Piano piano, piano piano, fino a qua ci siamo arrivati, anzi. Piano piano, piano piano. Ecco, ho spaccato il cambio.
E non t'attaccare alla roccia. Forse ce la facciamo. Lo so, l'ho detto troppo presto, però... Almeno voglio arrivare lì. Vabbè, sì, Ezio, ovviamente, alla fine. Anzi, forse qui pure peggio. Vabbè, anche qua vai da punto A a punto B. A posto. No, così non va bene. E... Oh, che famo! Davvero, Spiffy? I percorsi sono complicati, sì. Non ho tempo da perdere a fatte... Cioè, ho poco carburante, devo trovare senza troppe difficoltà la strada giusta. Ok, mo c'è ancora una parte brutta, mi pare. No, ora c'è una parte... mo la parte... c'è l'ultimo pezzo che non è per niente bello. Non ho capito, boss. No, non mi piglia per ora, Mattia. Allora, qua, mo... qua è stra pericoloso. Qui c'ho proprio... qui c'è... Ok, vabbè, vai. Per forza questo è l'unico modo. È l'unico modo per rimanere incastrati, ovviamente. Se dai! Devo solo mettere il muso a 2 centimetri! Buonanotte, Francesco! Dai, devo solo 2 centimetri mi mancano dall'arrivo! Mi posso andare a bloccare quando mancano 2 centimetri? Ho messo la pressione più bassa che c'è. Che purtroppo... purtroppo che posso... Cioè, il problema è che la ruota non sale. Oh, c'è so dentro! Buono, eh! E va, finalmente, fase completata. Anche qui non c'è niente! Vaffanculo, non c'è mai niente! Anche qui non c'è niente! Mandaci l'elicottero, no? Sì, e chi ci arriva lì sotto? Con quale carburante ci vado? Ho finita la benzina, zio. Sono a piedi. Mandatemi un elicottero di carburante, mi dovete mandare. Cioè, l'elicottero col carburante, allora proseguo. Qua. È impossibile. Pure un motore nuovo mi devono mandare, sì. Ma poi però, come al solito... Cioè, volendo poteva anche farcela, perché non è che non c'è sta dove... Cioè, non è che... Cioè, tecnicamente tocca. Tecnicamente tocca, poteva farcela. Non è che le ruote non toccano il terreno, poteva anche farcela, ma gira a vuoto. Cioè, è che dovevano mettere un po' più... Cioè, è che non vuole salire proprio. Cioè, non è che non poteva farcela. Cioè, la poteva pure fare, però... Però niente, non vuole sapere. Non c'è storia. No, il blocco differenziale non c'è, non funziona. Ma tanto ho finito il carburante.
Vabbè, famo un ripristino, va, tanto il carburante non mi basta per andare da qualche parte. Non mi ricordo neanche come si fa il ripristino, a dire la verità. Come si faceva il ripristino, raga? Tanto il carburante l'ho finito. Non mi ricordo mica. Recupero gratuito. Ma per forza. Ma questa roba io non posso toglierla. Ma sta roba, che ci faccio? Come la tolgo? Dove l'ho messa? Ok. Telemetro, segnalatore, sistema, meteo, fototrappola, fotocamera, boh. No, boss. E che ne so, Cree, non lo so mica qual è la differenza tra i due. Ma io devo ancora riparare il motore, aspetta. Ma da riparare c'è mezzo mondo qua. Ah, ok, vabbè. Allora. Va bene. No, a me non mi piace Brawl Stars. Ma più o meno anche questo è open world, eh. Mattia, non lo uso io Instagram, sinceramente. Anzi, quasi che ci avrei voglia pure di chiuderlo. Non ci sto proprio dietro. Non mi va di stare dietro a Instagram. Mi sono rotto le balle che esistono troppi social. Beh, allora, dunque, la strada non dovrebbe essere complicata. Ma che c'è qua? Una salita c'è. Passerò davanti. No, aspetta, no. Praticamente devo tornare all'incirca dove ero già. Brawl Stars sta spopolando in questo periodo, ma non è un gioco per telefono, a me non mi piacciono. Non è quel tipo di gioco, quei tipi di giochi lì dove devi spendere tanti soldi a roba di sto genere. Era bello quando si usava Facebook, era bello quando si usava YouTube, ormai la gente è sparita da YouTube. Ce n'è meno in confronto a qualche annetto fa. Buonanotte Mozilla, grazie della compagnia. Boh, ma a me non mi piace quel genere di gioco. E poi non ci capisco niente, appunto. Allora, piano piano.
dobbiamo tornare dove ero già prima, senza magari spaccare troppo il mezzo. Meno male che il ripristino era gratuito, meno male. Ci sono le impronte che ho lasciato io prima. Quanto costa questo gioco? Ma non lo so, guarda. Mi pare sulle 40 euro, mi pare. Però si può anche trovare un po' scontato, eh. Almeno per PC, per console è difficile. Molto. Tranquilla Alessia, io vabbè pure alle 23 stacco pure io, non è che sto chissà a lungo. Ma no, a me non mi piacciono i giochi per telefono, Simone. E poi non c'ho un telefono buono per giocare. Non mi gira neanche il browser. Ciao Robertino, buonasera. Cavolo. Buonanotte Gri, buonanotte. Allora, qui più o meno è dove me la sono rischiata malissimo prima, appunto. Ma, sì, una parola è. Ah, sono passato da sotto prima e mi pare una buona idea, effettivamente. Se non ci annego... Beh, ero pure passato più largo prima. Com'è che prima ci sono passato e mo non ci passo? Mi fa piacere, Alessia. Ma stai guidando veramente oppure è un videogioco? Beh, tutte e due le cose, direi. Sto guidando ed è anche un videogioco. Ma dai, ci sono passato prima. Buonanotte Gabri. C'ero passato prima per di qua. Ma sto provando. Aspetta, mi posso agganciare all'alberello. Oh cacchio, il motore sto spaccando, aspetta. Stavo spaccando il motore, non si sa per quale motivo. Veramente, magazzini. Ma che c'entra Minecraft? Questo mica è Minecraft. Questo Minecraft ti sembra? Ammazzo. Se questo ti sembra Minecraft, lo conosci molto bene allora. Il mio snack preferito. Boh. Non lo so, patatine. Cose così. Ma mi sa che sono ste due rocce del... Ah, sono le rocce del cavolo davanti a me. Ma io mi dico, ma... Ma sempre io becco delle rocce invisibili. Ci stanno le rocce, ecco perché mi blocca. La pianta proprio non ti fa camminare completamente. È pazzesco sto gioco. Vediamo, provo a passare dove ero passato già prima. Buonasera per te, buonasera. Ma porca miseria, ci sono passato prima per di qua. Ci stanno ancora le tracce e mo non riesco a passarci. Ci sono passato prima di qua, mannaggia miseria. Ci sono passato e mo non ci passo più. Non lo so. No, video non ne faccio su sto gioco, mi sa Alessia. Sicuramente, sì. Allora. No, purtroppo a Land of Italy non lo so quando esce, raga. Dovete chiederlo al creatore, lui lo deve sapere.
Ma per te, non lo so, se non c'hai SnowRunner, piglia SnowRunner, mi sa che ti diverti di più. Niente, io di qua non riesco a passare. Io di qua non ce la sto a far più a passare. Prima ce l'ho fatta, mo niente. Non è che posso passare tra le rocce. Potrei arrischiarmela. Sì, esatto, proprio così, così per te. Ma che bello che le live le fai su YouTube, altri le fanno solo su Twitch, io le faccio su tutte e due. Alla fine, se devo impegnare la mia voce, la impegno per tutte e due, più che uno, perché per un posto solo. Buonanotte, giochi! Ma me la rischio, che devo fa? È che se scivola, eh. E non mi trollare, mo, dai. Oddio, mi pare un po' pericolosa la posizione. Calcolato. Farming 19 ce l'ho, ma non lo gioco. E come ho fatto a passare prima? Ah, sono passato più. Ah, ma io prima sono passato dall'altro lato. Ma che ne so? Boh. Aspetta, non mi ricordo. Speriamo che non affoga il motore e vai! Stavolta è stata più facile, oh! Almeno da sto punto qua! Stavolta di qua ci sono passato a primo colpo! Sì, Nicola, effettivamente è snervante il gioco! Ah, ce l'abbiamo fatta! No, Alessia, e se le faccio le live preferisco portare altro a video! E poi come vedi ci vuole un'eternità a fare qualcosa, a video non riuscirei a fare niente. Questo è un gioco troppo lento, a video non riuscirei a fare granché. Che bello quando becchi un po' di strada come si deve, chiamiamola strada. Registrare spiffi, ma qualsiasi software registra bene. Basta che ovviamente gli metti che deve registrare con alto bitrate, no? Non lo so, Robertino, sicuramente presto. Più o meno Parrosso sì, un pochino sì, lo hanno fatto sempre loro. Qualcuno dice che alla fine poteva essere un DLC questo invece che un gioco separato. Ed effettivamente potevano anche fare che era un DLC di SnowRunner piuttosto che fa sta roba qua. Ma
Buonasera Antonio, tranquilla Alessia, questo gioco è praticamente uguale a quello, l'ho già letto mi pare. Allora mettiamo giorno così si vede qualcosa. Oh dai, il motore a che serve? E mo ci passo per di qua io. Il problema è quando becchi quella roccia che non la muovi proprio. Sì, esatto, sempre quella, Nicola. Io c'ho il Logitech G29. È sempre stato questo da un po' di anni il mio volante. A me sembri tanto delicato, che vuol dire? Sta roccetta qua del cavolo che non mi fa salire. Avesse avuto, fosse stato un po' più rialzato il veicolo, ce la potevo fare. È che il veicolo tocca. Aspetta, aspetta. Vai, abbiamo trovato la strada. No, Robertino, gioco da solo io praticamente. Io quello uso Spiffy per tutto. Una volta che impari a usarlo bene, è perfetto. Uso sempre OBS io, anche adesso. Il mio genere di giochi preferiti? Beh, simulatori, strategici, avventura, giochi di ruolo. Questi principalmente. Tranne quelli alla Call of Duty che non mi piacciono. Ah, e beh, Loris è un po' tosta. Oh, siamo arrivati. Chi è che sta scavando qua? Ah, oh, abbiamo trovato lo scheletro di Mitigacci. Era bello grosso. Ah, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, faticaccia. Altare, sì. E chi si sposa? Dirigiti all'altare. Proprio dietro l'angolo, eh. Aspetta, se io faccio tipo ripristina qua, recupero gratuito. E allora famolo, perché sinceramente non mi va di impazzire a fare tutta quella strada. E anche perché la benzina non è che mi basta. Allora, aspetta, dov'è che devo andare lì sopra? Come cacchio ci vado lì sopra io? Ah, aspetta. Una parola. Mi sa che per andare lì sopra ci devo andare tipo... Dovrei passare per di qua, per di qua. Perché mi pare l'unica strada che porta su questa. Mi sa che è un po' complicato. Sì, qua devi essere decisamente più attento alla strada che scegli, alle rocce che scegli, dove salire. Sono nato... Quando sono nato? Nell'87. E mi aspetto da farming quello nuovo. Mi aspetto un terreno come questo, magari. Magari questo, magari i danni, magari la batteria del... Cioè, tipo oggi che ho portato una mod su farming, che se lasci il trattore con le luci accese e il motore spento ti si scarica la batteria. Queste sono cose belline anche da vedere. Un po' di realismo in più. Ma mi sa che non lo metteranno mai il realismo su farming, perché poi i bambini non ci capiscono più niente e ovviamente fanno un gioco che lo vogliono vendere a tutti, anche a chi è parecchio piccolo.
Cambia la macchina. Ma ti pare che c'ho di meglio? Effettivamente però su SnowRunner almeno si cambia molto spesso veicolo. Qua ancora non ho trovato motivo di cambiare veicolo, perché se devo andare a destra e a manca. E Mattia in settimana sicuramente. Ah, e come ci salgo di qua? Se poteva avere un po' di aderenza in più. Anche quello, Nicola, appena possibile lo porto pure all'Ascan, né? Ovviamente posso fare, cioè posso fare quello che posso fare, un video al giorno e poi faccio farming. No, è di qua non c'è sale, è impossibile. Proviamo a salire da un altro punto, vediamo. Aia, grazie Mattia. Oh, e dai. Che ci devo mettere? Vabbè, certo che la salita è bella salita, Sì, di retro, credimi, non ce l'ho fatta prima. E la strada era più decente, figurati mo. Oddio, poi è più facile scivolare che salire. Ma io quasi quasi, oddio, prova. Oh, ma l'aderenza proprio non esiste, ah. Sulle rocce non ha aderenza proprio. Altre mappe non lo so se ci sono, sai. Buonasera Walter. Bella Iago, tutto bene, grazie. E non ho capito, Nicola. Sì, ma di qua non c'è sale, va. Proviamo da questo lato, va. Che te devo fare? Al cemento? Non ho capito, Alessia, che hai detto? Ah, commento. E vabbè, non è che li vedo tutti. Come? Vabbè, se... quando sono nato te l'ho detto, nell'87. Oh, ma è mai possibile che non si arrampica? Sì, vabbè, mi sto buttando di sotto. Ma no, dai, oh. Si scivola. Ah, grande Walter. Farming 17 era bello. Sì, erano bei tempi quelli. Sì, ma è impossibile. Oh, ste rocce però. E dire che c'ho, tecnicamente dovrebbe farcela, ma il problema è che in sto gioco non c'è aderenza sulle rocce, è come scivolare. Per me è fatto male, nel senso che dovevano mettere un po' più di aderenza, dovevano aggiungere più aderenza a sto gioco, perché non sale, è impossibile. Tecnicamente doveva salire. Ah, se io sonno, al momento no. Sinceramente, con tutta la fatica che sto a fare in sto gioco, non me ne sta a venire sonno. Se ora sale. È impossibile. Madonna, è impossibile. E non mi ricordo, Alessia, non è che mi ricordo i nomi di tutte le mod. Soprattutto quale Lizard, ce n'è più di uno. Ma è impossibile, oh.
Sicuramente potevo scegliere. Aspetta, se mi butto sulla sinistra. Effettivamente. Ma non ci stanno mica strade qua. È Logitech il mio volante. Se riesco ad avvicinarmi a quell'albero, riesco a salire. Vabbè, non ce n'è bisogno, penso. Alleluia. Dai, ci siamo riusciti, dai. Quello che avevi i carrelli della Lizard, raccogli fieno. Non lo so, forse Lizard Pack, Alessia, non mi ricordo. Ci ho fatto il video, quindi ti conviene che l'ho fatto vedere sicuramente lì come si chiama la mod. Non è che mi ricordo, penso era Lizard o Colossus forse. Forse era Lizard Colossus, non mi ricordo. Allora, Nick su Farming 25, nuovi prodotti e più lavori manuali. Ma non hanno ancora fatto vedere niente, quindi questo è quello che vorresti tu. E mo ci blocchiamo di nuovo, lo so. Ma sto gioco è fatto così. Sinceramente questa è la versione peggiore di SnowRunner, sapete perché? Perché su SnowRunner pure, basta che pigliavi una roccia, ci scivolava la ruota sopra, non aveva per niente aderenza. Su SnowRunner, per dire, la macchina ha più aderenza nel fango che sulla roccia, che tecnicamente la roccia dovrebbe essere ruvida, quindi ci dovrebbe essere una migliore aderenza. E invece no, sto gioco è pieno di rocce, quindi non si cammina proprio. E dire che essendo incentrato sulle rocce doveva essere fatto bene, porca miseria, ma le rocce proprio non ci sali, ci scivoli sopra. Buonasera Davide. Piano piano. Dai, un po' di acqua, mo che fa? Me blocco. Una pozzanghera. No, è così, raga. Ecco, non è che non devo dire così. È la verità, ci scivoli. Sopra le rocce ci scivoli e non ci sali proprio. Vedi tipo qua? Non avanzi. Non ce l'ho ancora una prossima mappa di farming da fare. Notte Mattia. Le ruote che non sono adatte, ma non lo so se si possono cambiare, però. Però vedi, non c'è aderenza sulle rocce, non c'è sale proprio. C'ho la ruota lì anteriore che tecnicamente dovrebbe sfruttare l'aderenza della roccia, ma non lo fa. Anzi, la roccia è pure peggio, ti blocca proprio. Quella poi non ne parliamo. Una parola. Ste rocce mi bloccano, non mi fanno andare da nessuna parte. Stacco mo a breve, Pietro, anche perché so bello che stanco a fa sti movimenti qua. Veramente, c'ho il mezzo buono. Buonanotte Alessia.
Non lo so, Shuba, non so, dipende, non lo so, guarda, non me lo so mai chiesto. Ciao Alex Scavetta. Dai, mi sono rotto le balle di sto fango però. E io l'ho detto, è impossibile, è arrivato a un certo punto e puoi fare quello che vuoi, ma rimani impantanato. È inutile, eh? Arrivato a un certo punto, non c'è storia. Non c'è niente, cioè per me deve essere fatto molto meglio. È impossibile che non c'è, cioè basta te blocchi. Ma non c'è una strada lunga. Anche Nicole, ciao Nicole! Ma almeno sul vecchio SnowRunner la legna si rompeva e la passavi, questa non si rompe. Farming Renovator, non lo conosco. I ganci purtroppo non sono riuscito a comprarli, cioè non so dove stanno, non li ho trovati. Cioè, vedi, poi mi blocco e non si capisce dove. Un altro veicolo, tecnicamente sì, però, boh, in teoria meglio della Jeep per andare in giro. Mi tocca fare strade più pericolose. Che tanto sicuramente non riuscirò a fare. Notte Marco. E dai. Ma è una rottura de balle sto gioco però. E nelle rocce non si sale. E non si sale di qua. E non si sale di là. Mo salgo per di qua. Lo so che ovviamente è qua, come faccio a salire? Cioè, in teoria quella strada era buona, che mi ci porta a me di qua, ma se non ci passo. Notte Marco! Accidenti, oh! No, ma le ridotte non cambia niente, raga. Ma di qua è impossibile salire. Ma poi dove mi trovo io? In teoria, oh, in teoria così come... In teoria così come sembra qua dovrebbe essere una passeggiata. Ma non è vero, c'è una pozzanghera, c'è di tutto e di più. Così come stampato dovrebbe essere facile facile passare per di qua. E invece, ma proprio non lo è per niente. La porterà la mappa nuova di Edo. Mi piacerebbe, sì, Robertino. Niente, no, di qua non si passa. Oh, raga, io me la concludo. Poi la prossima volta pensa a Dio, come si dice, va. Sai che te dico, mo finisco che, sinceramente, mi sento come se ho fatto palestra. Basta. Stop. Mi sa che mi fermo. Sì, sì. No, vabbè, dopo 2 ore sono stanco e sto pure sudando un altro po'. Mi riposo. Oh, ragazzi, io allora concludo. Dai, comunque ne abbiamo fatto. Abbiamo fatto qualche progresso. Vi ringrazio per la compagnia, raga. Tommy Ride. Aspetta un attimo. Ritorno al menu principale. Allora ragazzi, che dirvi?
Vi ringrazio per la compagnia, raga, grazie per abbonamenti e donazioni, anche se mi pare che non ce ne sono stati, mi pare di no. Vabbè, e allora, comunque sia. Bella Anto, allora aspetta, facciamo sto ride. Alla prossima Luigi, not Thomas, segui un ride. Ok. Allora ragazzi, vi ringrazio quindi della compagnia, ci si becca poi dopodomani, martedì in live, va bene? Dopodomani ci si becca in live, raga. Vi auguro una buonanotte, ragazzi, ci becchiamo, ragazzi. Buonanotte a tutti e a tutte, ciao ciao raga, notte.